Allora, sono qui con SolidWorks e vorrei provare a fare la secondo tipo di soluzione grafica, ok? Praticamente trovare le versioni vincolari di questo, diciamo, di questo braccio meccanico sporgente, come viene chiamato. Se voi andate a cercare sul mio canale soluzione analitica, soluzione grafica, comunque cercate braccio meccanico sporgente Simone Orio YouTube, trovate me. E dunque, diciamo, ci sono due video dove dove è spiegata la soluzione analitica. Poi c'è un video di come sono andato a creare e disegnare con SolidWorks questo braccio meccanico. E poi c'è l'ultima che ho fatto, è la soluzione grafica, ok, usando la sovrapposizione degli effetti. Adesso voglio invece fare la risultante di queste due forze con il poligono funicolare, dunque trovare subito la versione vincolare, le versioni vincolari giuste, ok? Dunque, come primo step troverò la risultante. A questo punto poi applicherò la scomposizione e andrò a trovare le versioni vincolari. Allora, dunque, a questo punto faccio un nuovo schizzo, poi lo chiamerà poligono funicolare. A questo punto andiamo a disegnare una linea qui, una così e una così. Naturalmente questo però, ecco, è già sbagliato. Così, ok, che sarà vincolata qui e vincolata qui. A questo punto mi disegno come facciamo sempre col poligono funicolare. La mia prima forza però deve essere verticale, essendo verticale, la metto verticale. Poi disegnerò la seconda forza e poi clicco qui e qui col nodo. Ok, ok. Naturalmente questo contro questo devo metterlo uguale e questo contro questo devo mettere uguale, perché naturalmente la risultante sarà la somma di sicuro dei due. Ok, dunque potrebbe essere, possiamo far così, questo contro questo orizzontale, e poi tiro questa, la tiro giù e metterò questa contro questa uguale. A questo punto naturalmente la soluzione è qui. Sarà 5.028, ok. Questa sarà la mia risultante. Il problema è dove è localizzata. Sicuramente il verso è in giù, perché sono tutte e due giù, però io poi come ho fatto a localizzarla? Qui dovrebbe spostarsi, perché non si sposta? Si dovrebbe spostare così, ok, questa io la metto qui. Ok, però lui si localizza e non dovrebbe localizzarsi perché uguale, uguale, non dovrebbe, dovrebbe comunque muoversi. Ah sì, perché ho fatto un errore, questo no, ho sbagliato. Questo giustamente, se no il risultato viene sbagliato, questo contro questo uguale. Questo. Sì, perché mi fa così? Punto di domanda. Che strano. Cos'è che sto sbagliando? Allora, rifaccio che così, se no non riesco a essere veloce. Dunque, tiro una riga normale così e poi una così. Questo contro questo lo metto uguale. E questo contro questo lo metto uguale. Naturalmente poi questo vediamo rimane lì, ok, e questo là, ok, ci siamo. Avevo messo qualche vincolo, tu vai a sapere. Ok, comunque qui lui il mio problema è che io so esattamente, ah ecco, 5.047 risultati. Infatti il risultato era sbagliato. 5.047 perché era la somma di il numero intero. Numero intero? Sì. Ok.
Avevo proprio completamente sbagliato, bisogna sempre stare attenti, caspita. Ok, comunque, questa è la risultante, come anche questa, se io vado a vedere, naturalmente questa per forza è la risultante. Ok, vendi guidata. Il problema è dove è localizzata, perché sarà localizzata tra qui e qui. A questo punto, al di là che potevo usare anche potevo anche far senza poligono funicolare, però vabbè, lasciamo, mai facciamo così. Questo contro questo mettiamo parallelo, questo contro questo mettiamo parallelo, giusto? Ok, e poi il terzo, questo contro questo, lo mettiamo parallelo. Ok, qui, ok, a questo punto tiro la congiungente qua e qua, naturalmente non l'ho fatto subito, lo faccio adesso con lineare, e tiro questa con questa con lineare. A questo punto vedete come questo dovrebbe essere sempre verticale, non cambiare, anche se è blu rimane sempre verticale. A questo punto, a questo punto questo contro questo coincidente, e ho determinato col poligono funicolare, ho determinato la direzione, naturalmente verso e giù. A questo punto applico la scomposizione. Qui devo stare un po' attento. Comunque, cos'è che faccio? Fondamentalmente io faccio questo qui, devo andare qui e poi tiro una riga qui, ok? Perché questa la scompongo lungo questa direzione e questa. Ok. Poi comunque se io tirassi questa riga poi parallela a questa le cose vengono, però non bisogna dimenticarsi questo qui, ok? Dunque io avrò una reazione vincolare che sarà così, questa contro questa col lineare. E poi avrò una reazione vincolare qui, quella la classica. Adesso io vado a scomporlo. Devo scomporre questa, ok? Per essere sicuri, sicuri, io dovrei fare, perché quasi quasi io, avendo le due diverse, il mio problema è come faccio, non c'ho voglia di usare le equazioni, però io potrei tirare anche una riga così, tanto per fare, da qui a qui e vado qua. Questa è la totale, ok? Dunque io potrei far così, cioè questo qui innanzitutto facciamolo costruttivo, che così a questo punto tiro una riga che va qui, e questa riga se vogliamo facciamola anche più grande, che così faccio prima a prenderla, ok? Questa contro questa è uguale. A questo punto andiamo a fare la scomposizione, è proprio per non sbagliare, eh? Andiamo a fare la scomposizione, tiriamo una riga così e una riga là, ok? Questa la portiamo qui e la facciamo diventare orizzontale, e questa contro questa la facciamo diventare parallela. A questo punto questo contro questo uguale, e diventa, se è giusto, 6092, ed è giusto, virgola 76 è circa 6093 newton, ok? E poi facciamo questa contro questa, la facciamo uguale, e viene fuori circa 7911 newton, come avevamo visto sia nell'equazione sia nella soluzione analitica che grafica. A questo punto andiamo anche a scomporlo in x, y. Ok, questa facciamo naturalmente questa contro questa verticale, e poi andiamo a scomporla questa contro questa, facciamo qua qua orizzontale, e poi andiamo, se vogliamo, 5047 naturalmente newton 00, e poi andiamo qui, andiamo a segnare questa che naturalmente sarà 6 092,76 newton. Vabbè, spero di essere stato utile. Veloce,
chiaro, spero. Ci vediamo alla prossima, arrivederci.